cari miei, capitolo 10 sia Le 12 Torri. Sì, vi ho già detto sul finale dell'episodio scorso che il titolo è frustrante perché capitolo 10, 12 Torri. Si poteva fare un lavoro fatto meglio. Comunque, credo che qua ci sia una sola direzione da prendere. Voi pensate che gli Uncharted li ho giocati tutti dal... Scusa. Li ho giocati tutti a ritroso perché sono partito dall'Eredità Perduta, poi ho fatto Uncharted 4 e poi ho fatto la trilogia. Qua sul canale YouTube cerco di... Ho rifatto tutto apposta in ordine. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona. Ma... Scatola... Porta tabacco di ceramica, ok, vabbè. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. C'era solo un tesorino. Qua si può andare, sì. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Che bei colori. È inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Luca, scusate. Allora, fammi vedere un secondo. Dove siamo? La mappa dov'è? Boh, vabbè. Ponte lo definirei pericolato. Qua c'è il limite della mappa. È la prima volta che abbiamo un free roam così su Uncharted, ragazzi. Non c'era ancora capitato prima d'ora. Mi deduco che queste cose siano percorribili col mezzo, ma non a piedi. A piedi ci scivoli, esatto. Andata. Che bella la macchina che si sporca. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corro. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano gli altri. No! Ecco. Va tutto bene. Santo cielo. Di qua? Ok, c'è da agganciare le rocce. Oh, merda. Qua non ci va, vero? Ovvio che no. Però potrebbe andare di qua. E non impantanarti. Ah. Avanti così. Oh, la mia povera schiena. Ho sabito da GTA che vola la macchina. Ma qui? Di qua. Sono già i segni. Qualcuno è passato da... Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, parlavi con il tizio dell'automobile. Ah, tuo fratello... Comunque, è la prima volta che mettono un veicolo guidabile ad Uncharted e si può guidare meglio di parecchi videogiochi che abbiamo esplorato. Davvero. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una volta. Però ho perso il punto dove poter fare qualcosa. Mamma mia. Io credo che qua bisogna andarci a piedi. Torno subito. Portami roba scintillante. Ma neanche. O forse. No, ok, ce l'ho, ce l'ho. Credo.
Sorreggetevi. Fanculo. Ok. E qui ci siamo. Poi. Facci piano, ragazzo. Sì. Le scimmie, ci sono le iene. Che cazzo c'è qua? Quindi Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui? E chi lo sa? Forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Chiaramente devo le ferire. In realtà mi viene in mente adesso che Uncharted 1 si guidò al motoschifo, come lo chiamavamo noi. Però insomma, non era paragonabile. Guardate qua che panorama. Ne sa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Madò. Che bello. Ok. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Conrad, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. E allora andiamo avanti. E qua sopra ho preso appunti. Scusate, mi ero fermato un secondo. Ok, torniamo al veicolo. Aspetta, ma Sam è rimasto lassù. Aspetta. Se Sam è rimasto lassù, motivo ci sarà. Eh sì, forse questo è il motivo. Dai, ma per un trofeo. E che palle. Che culo, pensavo di morire. Vuoi dirmi qualcosa? Non capisco perché sia rimasto lassù. Ah, forse per questo? Taglio nella corteccia. Devono aver legato qualcosa all'albero. Sus, non si riesce ad andare. Evidentemente, però aspetta, forse no. Ci dobbiamo andare con la macchina. Niente, scivola. E giù. Fa morì. Sapevate che il fuoristrada ha un verricello? Ma dai, non lo sapevo. Che vuoi farci? Non lo so. Schifo. Forse ci da fa questo.
Ora dovrebbe funzionare. Ah, vedi il trucco dei mestieri. Il trucco del mestiere. Più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Parte. Piano. Piano. Bellissimo, raga. Visto, Sally? Verricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. No, devi staccarlo, però. Ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Staccherò il verricello, poi potremo proseguire. Bello che gli passa davanti. Va bene, proseguiamo. Forse non così. Però così sì. Fatevi gli occhi, signori. Wow, spettacolare. Bello. No, devo dire suggestivo. Devo dire molto suggestivo. Per sfuggire all'oppressione del governo. Poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in faccia. No, no. Devono vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Va bene, abbiamo appurato l'esistenza del vericello. Pensa a come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'Inghilterra, hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, qua dentro che c'è? Fammi andare a piedi. Voglio dire che per... Torno subito. Nathan. Mi sento un po' spaesato con sto free roam, ragazzi. Ci sarà un trofeo o qualcosa? Appunto, non è che mi aspettassi più di tanto. Che è pure brutto. Antico idolo della fertilità. Grosso così è già tanto se se lo trova. Battuta a parte, è vero. Scusa, dicevi? Ah, giusto. Voglio dire che per noi è stato facile. Beh, a me sembra comunque troppo lontano. Oh, merda, ferma, ferma! Oh, 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 oh. Si combatte. Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Ammazzarli. Fidatevi di me. Allora. E i fratellini ebrei che mettono fuori il naso, sapete cosa fanno? Sì, li conceremo macchie. Spero di vederli. Con la tua mira non li colpiresti nemmeno se ti saltassero al collo. Sarò io ad avere l'onore. Vuoi scommettere? La solita. No, ci sto. È che là c'è un cecchino, è quello il problema. Vedo di passare dall'altra parte. Magari qua. Ok. E fin qua ci siamo. Frase che ripeto tutte le volte. Che c'è qualcosa di difficile che sta... che si sta avvicinando a noi. Mi sono pure portato a casa una bomba. Ok, lì c'è qualcuno. Ausi, hai collegato tutto quanto? È tutto pronto. Appena Nadine ci autorizza, facciamo saltare. Bene, secondo me qui non c'è niente. Finiamo in fretta e passiamo oltre.
Dove vai? Goloso. Goloso. Ma che fun? Merda! No, ho visto che c'era là sopra quell'altro. Si rialzerà. Vediamo se riesco tramite l'erba. Merda. Non riesco tramite l'erba. Però qua dietro forse qualcosa riesco a fare. Ma perché si ripara sempre dalla parte sbagliata? Vai su. Vieni qua. Ce la risolviamo alle vecchie maniere. Per me poi il fucile a cecchino manco mi serve. Ok, ci hanno perso, il che vuol dire che... che te muori così. Hanno perso le nostre tracce. Li troverò. Buono. Ciao. E ciao. Ok, non sono morti tutti. Mi vedo. L'avevo appena detto. Che affar serio. Ma ce ne andiamo a prendere, non è un problema. Lo so che c'è il cecchino, ti preoccupa. Non posso passare da fuori, volendo sì. Ti ho visto. Anch'io ti ho visto. Giù. No. Rinforzi in arrivo. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Mi prendi in giro. Ah. Io ho le munizioni. Vabbè, non c'è problema. Sono troppo veloci. Ah. Buono. 76 anni dopo, raga. Ma si può andare ancora più in alto qua? Figo. T'ho visto. Vieni fuori. Ah. Ok.
morto. Oh. Ok. Abbiamo fatto? Rafe e Nadine devono aver portato qui il tesoro. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Fin là devo andare a recuperare la macchina, no, eh. Che palle. Ma lo so dov'è il veicolo. Il problema è che è lontano. Devo tornarlo a prendere. Ok, let's go. Siamo un cro. Lo sapevo, ragazzi. Sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Come ne usciamo? Vediamo un po'. Non saprei. Perché lo leggo qua? Forse ho capito. Ho capito perché. Ho capito. Perché così fa la rampa. Devo fare anche l'altro. Madonna che palle. Tanto dammi delle munizioni che mi farebbero comodo, grazie. No, 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 no. Ci sono il motore e l'ha spento, fantastico. Dietro. Ale. Ancora il verricello, Sally. Comodo, vero? Non ero contrario al verricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. È una forza sta macchina qua, veramente incredibile. Allora via, passiamo dalla laterali. Ok, tenetevi forte. E poi mi sbaglio, c'è anche una missione nell'eredità perduta fatta qua, insomma, un capitolo. Che due gatti orientali, una cosa così. Un posto molto simile. Magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione di vantaggio. E qua? Oh, c'è via vai. Fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Vero anche quello. Ehi, Sam, posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Le seghe. C'era una guardia. Quali? Di storia. L'unica cosa riguardasse Henry e gli altri. Sai, caso. Ecco perché gli è venuta in mente sta mattata. Facevo pressioni. Del tesoro. Cercavo di tenermi fuori dal rischio tra bande e altro. E riflettevo parecchio. Mi andavo. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermo posto. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno pestato davvero per bene. Era... Wow! Cosa cazzo è che esplode? Ha trovato qualcosa. Rallenta. Fuochi d'artificio, come Napoli, è arrivata la droga. Sam, dicevi? Sì, stavo dicendo... Beh, comunque...
Invece il direttore l'ha trovato. Hanno testato davvero per bene. E perché siamo qua? Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore mi ha messo un ciallacco, non che sai. Ma non è andata come mi aspettavo. Perché risiamo qua? Ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi due. Ah sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece degli intermediari. Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Appunto. Allora, forse di qua c'è qualcosa? Può essere. Pirata in treno. Oddio, sentiamo. E ha un volante incastrato nei pantaloni. Ok. Questa gli chiede. Scagnozzi della Shoah. Aspetta. È un ordine da lei. Si combatte di nuovo. Ok, lui può essere un obiettivo molto molto goloso. Bisogna vedere però quando si sposta. Soprattutto se si sposta, ma si sposta dove proprio non doveva spostarsi, è tornato. Lui che fa? Oh, goloso. Bene. L'ho rischiata, eh? Cos'era? Allora, mi senti? Vieni qui. Eccoli, sono qui! Vaffanculo. Allontanati da lui! Grazie, Sally. Mostra. Devi uscire. Si è girata all'ultimo, ragazzi. Ops. Ok, bisogna cambiare lato. Zitto. Ok. Non male l'ho visto tipo all'ultimo. Che palle, perché non sorte di lì quello? Non lo sai da dove ho sparato. Non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere. Sopra. E ciao. Dovrebbero essere finiti, appunto. Detto in sincro. Va bene, proseguiamo la nostra cavalcata, che devo dirvi. Aspetta, forse no, perché si va lì. Diamo un'occhiata bene. Aspetta, vedete, non c'è nulla, eh. Oddio, forse è nulla nulla, no. C'è un tesoro e basta. Che palle. Che palle. Tutta sta fomentazione per trofeo. Vabbè. Ok, riprendiamo da dove eravamo. Ah, giusto. Barista gli chiede: ehi, ti ha ficcato lì quel volante? E il pirata risponde: non lo so, ma mi sta facendo girare le palle. Le palle. A me fa morire. Non costringermi a farti scendere. Divertentissimo.
Sì, tutto molto bello, ma dove dobbiamo andare? Colpa mia! Perché di qua non si sale, di là ci siamo venuti. E questa è l'unica strada percorribile. Scusate, stiamo attraversando una leggera turbolenza. In questa parte ci sono gli airbag. C'è un paracadute? Ok, forse di qua. Sì, c'è un'altra torre. Dovevano essere 12, ma secondo me non le esploriamo tutte e 12. Che cos'è? L'immensità del cazzo che me ne frega. Ci stava, ci stava. Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Ah, a quanto pare siamo arrivati per primi. Forse. In giro e ripartiamo. Non penso siamo arrivati per primi. Ho capito cosa c'è da fare. Arrampicarsi sulla torre e abbassare il ponte. Un'occhiata al ponte mobile. Buona idea. Attento, ragazzo. Bing. Nathan, le scale sono rotte, la manovella del ponte è irraggiungibile. D'accordo, do un'occhiata quassù. Aia. Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Lo spinge? Sam, consegna speciale. Ci arriva anche lui con la consegna. Tutto ok? Tutto bene? Sì. Per forza. Si è rialzato. Ok, a tra poco. Avvicino l'auto. Avvicino l'auto, ma devo ancora capire da dov'è che si abbassa sto ponte. Sarà qua dintorno da qualche parte. A vedere sopra. Ma oh. Questa dove la posso portare? Da nessuna parte. Cosa ha causato? Nulla. Sapevo che era qua sopra. Sapevo. E come ci arrivo? Ci arrivo con la cassa. Ha senso. Ho un mal di schiena, mi sta uccidendo, ragazzi. Anche il suono non è da meno. Non scomodatevi, ci penso io. Sì, la manovella è una sola, sai com'è. Stai andando bene, ragazzo. Si incastra? Madonna, che palle. Tanto qua non ci possono arrivare. Un'auto a noleggio. Sono loro. Schieratevi a griglia, troviamoli! Nessun colpo d'avvertimento, uccideteli a vista! Potrebbe essere buono. Vi prometto una morte rapida! Far saltare. Occhio aperto. Con due bombolotti laggiù.
Ok. Come ci sono arrivati lì? Potevo arrivarci anch'io, però mi si arriva la cassa, quindi ha senso. Non è che sono in due. Buono. No, non te lo sei sognato. Tanto muori lo stesso. Beh, meglio così. Meglio così o meglio così? Qui. Aspetta. Merda, ci hanno visto. Bello in testa. Qua mi pigliate. Qua, signori miei, la vedo dura. Magari poi ci arrivate lo stesso, eh? Perché ci sta. Sono spariti! Controllate ogni angolo e ogni fessura. Ottimo, l'hai beccato! Bersagli individuati! Ma come bersagli individuati? Che due coglioni! Chi c'ha il cecchino, bastardo? Ciao cecchino. Testa. Bravissimo, chiunque sia stato. Credo Sam. Togliti di culo! Togliti di culo! Trovate! È un vantaggio, eh? Guardate intorno! Ehi, girati! Aspetta! Ho trovato i bersagli! E ciao! Te ne hai accorto, eh? Ok, ci hanno perso per ora. Per ora. Per ora. Appunto, ha detto pure Sally, via. È che devo prendere l'abitudine di marchiare i nemici, se no diventa sempre più dura poi. Cazzo. Corri via. Sali su. Bravo. Stavo morendo malissimo. Stavo morendo malissimo. Stavo morendo malissimo. Piuttosto di quel che poteva essere, eh. Zitto. A posto. A posto, ma in realtà ci sarà ancora qualcuno, sicuro. Bella la pistola a raffica. La pistola a raffica. Ma non è morto. O forse sì. Morti, finiti.
Ok, buono. Andiamo prima che arrivino altri mercenari. Lo so, è quello che sto provando a fare, sì. Abbassiamo questo ponte. Riproviamo. Perfetto. E ovviamente chi è che guida? Io. Bene così. Tutti dentro. E all'avventura. C'è una grossa torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Meno male. Ok, allora qua a destra. No. Nope. Meme. Non per essere pignolo, ma tutti i soldi che Avery ha speso per le torri se lo mette nel panchiere. Ho capito che c'è da fare qua, vero? Darò un'occhiata. Da fare questo. No. No. Va bene, vai indietro. Ci hanno messo le scale di cortesia. La metà. La metà di cosa? Beh, ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto. Ci sarà un limite a sta corda qua? Avresti dovuto parlargli di 200.000 dollari. Mai dire ai propri soci il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero non pensavo. Ragazzi, troveremo il tesoro. Pagheremo lo psicopatico e ci resterà un mare di soldi. Fidatevi. Si va. Sì, lo troviamo adesso, siccome. Ti hai sperato, eh? Addio sasso. Sì, vabbè, dai. Madò, oh. Ma guida. Devo comunque guidare io. Fantastico. Forza, forza. Stai bene? Sono stato meglio. Tiraci fuori, ragazzo. Leggetemi. È la macchina che non subisce un danno, eh. Tu sei benedetta. Ne parlerò. Divertentissimo. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto. Vediamo adesso cosa ci prepara il ponte. Bene, aggrappatevi. Ah, per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Quasi. C'è un modo per... con la macchina. No. C'è andare a piedi, ok. Scusate. Ora, troviamo il modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro. Wow. Bellissimo. Qui non si passa. Avevo notato. Sam, dammi una mano. Sì. Dinamite? La terza va. Sapevo. Giù allora? Vediamo cosa abbiamo qui. Una stanza. Con niente dentro. Lancia il barile. Lì.
Qua dietro sembra... Ah, beh. Sam? Sì. Diamoci dentro. E che l'ho fatto esplodere per niente. Vabbè, ce ne sono altri tre. Al diavolo. Come quella volta con la macchina... con le macchine che dovevano allinearsi in Uncharted 2. Attento con quella roba, ragazzo. Attenzione! A posto. Apriamo. Brigatevi voi due. L'abbiamo già perso. Aspetta. Andiamo. In Uncharted 3, quando c'erano quelle cose della luna e del sole, insomma, avete capito, che eravamo con Sally e Chloe, era molto simile. Victor, di qua. Sembra felice. Per lui la posta in gioco è alta. Soffitti bassi ne vogliamo? Dai, dovremmo esserci su. Almeno siamo dentro la torre? Wow. Ah, magnifico. Ma non vedo tesori. Sii paziente. Arriviamo. Gesù Cristo. O quel ladro pentito, chi è? Vieni a vedere. Ah, Sandisma. È ladro pentito. Si rivede. Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery, Thomas Tew. E questo è... Questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell e questo è Richard Mont. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi dimmi qual è il trucco stavolta. Dobbiamo premere un pulsante, tirare. Forse un braccio. Proviamo. Mi sa che è proprio solido. Ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? Ma lui fumava. A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! No. Quanto lo sapevo, ragazzi, quanto lo sapevo. Era tutto troppo tranquillo. Ma perché mi sento sempre le cose? C'è l'antisommossa, non ci voglio credere. È un bluff questo. No. Sì. Non so come ho fatto, ma ho fatto. Bastardo, c'è un altro. Questo... Madonna, mi ha perdonato pure questo. C'è qualcun altro che... Si sta avvicinando. Come ho fatto? C'è pure un Razzoman. I famosi Razzoman ancora di Uncharted 1. Oh merda!
fatto cascare. Il bastardo mi ha fatto cascare. Li ho visti? Bravo. Bravo, Sam. Via di qua. Oddio, mica me ne ero accorto io. Uff, sotto lì. Madonna, sta diventando veramente un tiro al bersaglio. Bello in testa. Due colpi, meglio di nulla. Ce la fare fuori. Quello coi razzi. Diamine. Finiti? Beh, lo spero. Tu stai bene? Sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Che dobbiamo fa? Ehi, che fai? Sono un infermiere. Guardate qui. Ragazzi, che sudata. Che sudata che è stata. Che dice la mappa? Già lo vedo che è una mappa. Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Invece sì. Guardate, è un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Eh sì. Oh, merda. Ad ogni modo, meglio 2 che 12. Bene, io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. Mai dividersi. Ok. Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Oh, cazzo. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline, ci chiami, intesi? Ci si vede. Ci chiamerà tipo subito. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Oh, capitolo 11, nascosto in Bella Vista. Così, dal nulla. Al mercato siamo. Credi davvero che il tesoro sia nascosto Dal lato mercato? Ah, sarebbe pazzesco. Beh. Ma ne abbiamo viste di follie. Questo è poco, ma sicuro. Va bene ragazzi, capitolo 11 sia.